Il Verona vince contro il Sassuolo nella sfida più attesa all'inizio di questa stagione della Serie B Win 2012-2013, in una partita che è stata agonisticamente davvero molto intensa, Claudio, bella, e abbiamo capito perché queste due squadre detengono la miglior difesa e il miglior attacco rispettivamente nel campionato. Ho fatto un'analisi perfetta, queste due squadre sono veramente le migliori che ci sono in Serie B, lo hanno dimostrato, pur se il Sassuolo non ha avuto diciamo così la personalità probabilmente o comunque la capacità di rimontare dopo che nel primo tempo avrebbe meritato a mio avviso anche il pareggio, per cui sono veramente rimasto entusiasta dall'atmosfera e soprattutto della capacità degli allenatori e dei giocatori di far giocare bene le loro squadre. E lo avevi detto in presentazione del match, che probabilmente anche l'ambiente avrebbe fatto il suo. Questo intanto ha riassunto il quadro completo di quella che è la 13ª giornata, che è stata aperta dal posticipo di questo pomeriggio alle 19. Sono scese in campo anche Modena e Juve Stabia, in questo caso a definire la partita. È stato, ricordami Claudio, del Modena 1-0 del Modena. Artemagni, bravo, non ricordavo Artemagni, 1-0 invece di Juanito Gomez per quanto riguarda il Verona, che sale così a 28 punti, meno 3 dal Sassuolo, così come il Livorno in una classifica, in un campionato, quello della Serie B Win, davvero veramente interessante, perché i valori in campo si sono visti oggi e le qualità le abbiamo viste non solo per quanto riguarda Sassuolo e Verona, ma anche il Livorno, una squadra che sta stupendo per qualità e quantità. Guarda, questo campionato sta rispondendo alla grandissima alle aspettative che avevamo tutti, diciamo così, perché sono buonissime squadre, ottimi allenatori giovani che stanno veramente dando un qualcosa di nuovo e soprattutto tanti giovani che si stanno mettendo in luce, che probabilmente vedremo l'anno prossimo anche nella categoria superiore. Ripeto, queste due squadre sono assolutamente le migliori, il Livorno anche mi ha fatto una buonissima impressione sempre, però il Verona come organico, organizzazione difensiva, e il Sassuolo, a parte il secondo tempo di questa sera, veramente una squadra anche spettacolare. Prima di tornare su quella che è la partita che abbiamo visto qui al Bentegodi, andiamo a vedere quello che è il gol di Artemagni, questa volta lo ricordo, il gol che ha deciso la partita tra Modena e Juve Stabia, con il commento di Riccardo Gentile. Ancora Greco, recupera per Artemagni, posizione regolare, Artemagni! Il 1-0 Questo dunque il gol che aveva aperto la serata, il gol che invece ha rovinato la serata ad Eusebio Di Francesco, l'ha segnato Juanito Gomez. Allora è pronto l'allenatore del Sassuolo con Daniele Barone. Buonasera. È mica roba da ridere assolutamente, per cui aveva difficoltà oggettive importanti, però è un punto di riferimento di davanti che non ha nessuno, tanto è vero che sta fuori qualcuno che si chiama Valeri Cosino, cioè, per cui sappiamo perfettamente cosa può valere il Bulgaro. Probabilmente lo sa, e anzi lo sa sicuramente Andrea Mandorlini, pronto con Daniele Barone. No, stava riguardando il palo di Alfredson e non riusciva a capacitare. Cosa gli avete detto nello spogliatoio? Perché ha lasciato il campo senza festeggiare, senza prendersi la sì. Della curva. Ci è rimasto male perché voleva fare gol, forse secondo me non si è neanche reso conto che c'era Crespo lì vicino. Però è andata bene così. Al di là di Crespo, cioè, se davanti alla porta, si dovrebbe fare gol in questi casi. Si dovrebbe passare. Io credo che lì era meglio passare che... Era molto più facile per Crespo fare gol, però è una gran partita, non è stata diversa, perché ha fatto una buona gara contro una buonissima squadra e siamo contenti. Ecco, alla vigilia abbiamo un po' presentato come gara speciale, non decisiva, non può esserlo perché siamo alla 13ª, però si batte il Sassuolo, la squadra con la miglior difesa, con il miglior attacco, con tutti i numeri migliori del campionato, credo che si possa essere davvero molto soddisfatti, no? No, siamo molto molto contenti. Anche per la gestione poi della partita. Sì, abbiamo fatto una buona gestione, nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa, loro hanno avuto due o tre ripartenze, hanno cambiato, sono fatto giocare il termine dall'inizio, ci hanno creato qualche problema, però come hai detto tu, nella gestione della partita abbiamo creato abbastanza, siamo stati bravi, ecco, contro una squadra che è meritatamente davanti. Soprattutto al Sassuolo non è riuscito di giocare poi nel secondo tempo, di fatto, a parte quegli assalti finali, questo forse merita anche del Verona, magari con qualche limite del Sassuolo in quel momento, però... Sì, è vero, e loro, ripeto, buone ripartenze sono nel primo tempo sono calati, hanno avuto soltanto
soltanto una decina di minuti a cavallo insomma, dal trentesimo, però avevano speso tanto, abbiamo fatto molto meglio noi, però ripeto, due squadre che credo insomma, stiano rispondendo a quelle che sono un po' le attese di entrambe. La ex, una vittoria con un gusto un po' particolare. L'ho detto nelle pre-partite, una squadra che merita il vantaggio, ha fatto meglio di noi e noi insomma non è che stiamo facendo male, quindi sarà una bella battaglia fino alla fine, come hai detto te, comunque mancano ancora tante partite alla fine, però oggi era importante dare un segnale, che è stato un segnale importante. Federica e Claudio. E questa è una sconfitta, ha detto Di Francesco, che non va a scalfire quelle che sono le convinzioni del Sassuolo. Allora io vi chiedo quali sono invece le convinzioni che lascia e le certezze che dà al Verona questa bella vittoria. Beh, sicuramente era uno scontro importante, però sono noi certe certezze le abbiamo già avute in queste gare, al di là di che non abbiamo avuto i punti del Sassuolo, però tante gare abbiamo dimostrato di essere una squadra, insomma, che quando gioca è una squadra importante. È chiaro che conta la continuità, perché in questo campionato devi avere assolutamente, insomma, 13 gare qualcosa vuole dire. In casa sì, la continuità è garantita, Claudio, perché sì, Verona non perde dal 9 di ottobre 2011. Sì, sì, no, volevo tanto fare i complimenti ad Andrea, perché vero, no, ma è la verità, perché nel secondo tempo, contro un'ottima squadra, che tra l'altro ha cambiato modulo, 4-2-4, sì, l'organizzazione si è vista palesemente, ecco, perché sono bravi tutti, Mora, Spraglietta, Cacciatore e tanti altri, però si vedeva che i reparti si muovevano con una fluidità, con una coordinazione molto importante, e questo è il merito dell'allenatore. No, volevo dirti solo, siccome si spingevano molto, soprattutto a destra Cacciatore, ma comunque anche Martino nel primo tempo e così anche nel secondo, a volte tu fai questa inversione, diciamo, sulle fasce, Gomez magari a sinistra e Grossi a destra, che con i piedi contrari, secondo me avrebbero avuto anche più efficacia, nel senso che con le sovrapposizioni accentrandosi potevano essere un po' più pericolosi. Sì, a volte determinano esclusivamente, poi insomma credo che dove il volere anche dei giocatori, quindi credo che Juanito l'abbiamo spostato anche a Livorno, ha giocato qua una partita non buona, lui si trova meglio lì, e credo che Paolo anche insomma nelle sue esperienze ha sempre fatto un po' l'esterno di sinistra, poi sa dopo cambiare anche quando entrano gli altri, insomma sono delle alternative, ma insomma, che ci sia la prestazione comunque c'è stata in entrambe le situazioni di gioco. Sì, sì, sicuramente questo è in dubbio. Mi piace sempre di più questo Alfredo, al di là del fatto che noi gli avevamo dato il migliore in campo Sky, poi c'è stato questo palo che ha preso in maniera abbastanza strana. Sì. Questo è un giocatore, secondo me, che come ha fatto a finire in Lega Pro, anche se in una squadra prestigiosa come il Verona, però insomma ha dovuto risalire dopo che aveva fatto molto bene nella Regina anche in Serie A. Pensi così anche tu? Questo non lo so, io l'ho trovato qua e insomma l'avevamo quasi perso e dopo il campionato di Serie C, perché sarebbe ritornato in Regina, insomma abbiamo investito su questo giocatore, un bravissimo ragazzo, un giocatore che anche oggi credo che abbia fatto bene, ma a volte ancora qualche pausa, se no veramente sarebbe devastante per la forza, per la qualità, anche se un giocatore di quantità, ma anche della qualità, là del tiro, delle situazioni, un giocatore che ribalta il gioco, quindi Emi è un giocatore per noi determinante. E un'altra cosa, l'ultima, sul Cacciatore, che veramente tu utilizzi a destra, a sinistra, anche in mezzo al campo, insomma è un giocatore che ti sta dando veramente delle soddisfazioni. Mi piacciono i giocatori così, un po' adesso torno un po' all'esperienza passata, mi piacciono i giocatori d'utili, universali, che in base alle fasi della partita ti possono dare una mano in diverse ruote dal campo, quindi bravo, bravissimo Fabrizio, anche Martino, che a volte utilizzi basso, a volte utilizzi alto, perché hanno delle prospettive importanti, ecco. Stiamo parlando di singoli, allora la mia curiosità va su Bojinov. Come fa a trattenere un giocatore che scalpita, che ha così tanta voglia di giocare? Ma guarda, questa settimana poi si è allenato benissimo, un po' tutti, insomma siamo una rosa importante come il Sassuolo, tutti volevano, ci tenevano a giocare questa partita. Però insomma credo che Valeri abbia un rapporto bellissimo, sa che è importante per noi e lo dimostrerà insomma in altre gare. Oggi abbiamo fatto altre scelte, però insomma ci sono tante gare a disposizione. Sì, poi obiettivamente Andrea, a parte il valore che è assoluto, però in quel modulo se c'è Cacia, lui come esterno non è il massimo della vita, insomma.
Io ho parlato con Valerio, lui ha delle caratteristiche un po' diverse, ma posso chiedere a lui dei rientri difensivi, un po' come faccia Gomez e Gross, lui va servito, va utilizzato in certe situazioni, quindi lo sa, in qualche partita cambieremo, ha giocato insomma dall'inizio con Lanciano, quindi pur sacrificando, è chiaro che giocando così deve avere anche dei rientri difensivi, è un po' si deve sacrificare, però insomma sta crescendo e fisicamente credo che sia a posto. Insomma, gioca lui o gioca Cascina, un po' questo è... No, ma Valerie può fare la punta centrale, può anche giocare la punta esterna, devi equilibrarti con altre situazioni di gioco che proveremo e che studieremo. Insomma, quantità e qualità, in quanto vorrebbero avere di questi problemi. Assolutamente sì, no, ma questa è una squadra fatta per venire su, ben guidata da Andrea. E intanto lo ringraziamo. Lo ringraziamo, ma è la verità, e quindi, voglio dire, io penso che, è l'ennesima volta che lo dico, queste due squadre andranno in Serie A, poi dopo vedremo alla fine, tutti i tifosi veronesi del Sassuolo tocchino qualsiasi cosa abbiano intorno, però io lo penso veramente, perché abbiamo visto una solidità molto molto importante. Questo dunque è il pronostico di fine stagione di Claudio Nostri, sì. Un campionato però che è ancora tutto da scrivere, tutto da vivere, grande spettacolo sempre su Sky, nel caso in cui non foste ancora